Ok ragazzi, sono all'Hyper Japan, però non ci fanno entrare. Però non ci fanno entrare fino alle 3:30. Lì c'è l'entrata là sotto. Abbiamo qua un sacco di persone in cosplay che passano. Il problema è che tutti quanti sono venuti qua, abbiamo due sessioni, una della mattina e una del pomeriggio. Quella del pomeriggio comincia fino all'1:30, quindi questi devono andare in giro conciati così per quasi 2 ore. E sono incazzatissimi sicuramente. Ora con mia moglie vado a mangiare e poi mi sa qua che cerco un ristorante buono. E dopodiché ci uniamo a questa bella gente per fare un giro all'Hyper Japan. Ora ci sono un sacco di persone che stanno lamentando come le merde perché hanno preso il biglietto del pomeriggio. Dicono: ma perché non posso entrare se comunque ho pagato? Dico: no, perché ci sono due show, uno la mattina e uno il pomeriggio, e quindi tu non puoi passare. Quello è bellissimo, c'è una spadone, quel cloud che è fantastico, è proprio professional dietro di me in fondo. Comunque belli, a dopo, vediamo qualcosa sull'Hyper Japan se vi va. Bella. Cosa fa Volscente quando aspetta di entrare all'Hyper Japan? Ma normalmente va in un posto dove si mangiano le bistecche argentine, di carne argentina. Diglielo, fai. Ciao, abbiamo qua tutte le cose che ballano dietro di me, le figure, le cose, è un bel posto. C'è questo strumento che non capiamo, sembra un arco con una palla, lo vedete, e non si capisce che cosa sia. C'ho un bicchierino di vino, l'ho preso piccolo perché non voglio ubriacare prima di andare all'Hyper Japan. Mi hanno dato una carta con 20% di sconto, questo posto che si chiama Toro Dorado, con i lampadari di dubbio gusto. Vedremo se la carne sarà buona. Ciao. Ha detto ciao. Quindi ora vedremo come sarà la carne. Bella. Ed ecco che è arrivata la 400 grammi di bistecca e a Fei è arrivato l'hamburgerone gigantesco. Ora mangiamo come maiali. Sta portando la ragazza il ketchup con la maionese, era un pochettino timida, si è fermata. Ora cosa lo mangia quello? Quello è maiale, pulled pork si chiama. Buono. Sì, ora vediamo la mia bistecca. A dopo, belli. Vediamo. Cazzo, è buonissimo. Buono, buono. Buon pranzo a noi. Ok ragazzi, ancora non abbiamo preso i biglietti perché non li abbiamo presi online, non sapevamo quando arrivare. Tralasciando gli autobus che passano, la coda comincia in fondo. Ora lascio vedere. Comincia là in fondo là. E ancora manca mezz'ora prima dell'apertura. No, mancano 10 minuti prima dell'apertura, cazzate. E poi continua da qua. E poi gira, va in fondo, molto in fondo. Quindi che bello. Abbiamo tipo stasera alle 9 prima che chiudano riusciamo a entrare forse. Comunque sì, sarà pieno. Questo è il turno del pomeriggio, perché il turno del mattino è finito e mandano tutti quanti fuori e poi svuotano per quelli che vengono il pomeriggio. Speriamo di riuscire a comprare i biglietti. Bella. Ok ragazzi, io devo comprare il biglietto con Pay e abbiamo saltato tutta la coda, mentre quelli che ce l'hanno invece devono accodarsi. Noi siamo qua e compriamo con i signorini qua, felicissimi proprio di vederci. Ed eccoci arrivati all'Hyper Japan. Questa è l'entrata da questo lato. Le persone stanno andando là, ci sono i cosplayer in giro. Ed è abbastanza grande. Vedremo qua cosa ci riserva il tutto. Le persone già comprano, c'è un elfa. Ciao Elfa, vuoi elfare con noi? Le ragazze col kimono e giapponesi, c'è un robot là, che le persone che tipo gli parlano e lui gli dà un pugno. Sì, c'è il robot, tipo talk to the robot e il robot to the punch them. Guardate, ehi robot, mamma mia! Guardate là. Sorry, I have never heard of this word and don't know what it means. Sta parlando. Maybe you could tell me the meaning. Bellissimo, lo salutano. Fei pure che lo saluta. Perché pensa che sia un umano, quella con quella spadona gigantesca. Qua c'hanno le cose finte giapponesi di plastica. C'è chi se le mangia. Poi cosa? Ha risposto. Vediamo, tieni il nome. What's your name? My name is Timmy.
And yours? Carlo, nice to meet you. Cioè, si chiama Tony. Si sta presentando, i bambini che salutano. Sono tutti eccitatissimi con questo robot che parla. E questo di qua che c'ha la gonna, è bellissimo. Vediamo, kimono. Non è kimono, fai come minimo si compra tipo 50 kimono. Assolutamente no, quella che gioca con le palle. Quello che non sapete i giapponesi, piacciono le palle tantissimo. Che ci sono dei vecchi, gioca a bocce. Vanno all'Hyper Japan per giocare a bocce, guardate là. Bellissimo, guarda il tiro alla signora. Va avanti, 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 avanti. Quasi prima. Le persone applaudono, la folla è invisibilio. Mia moglie è scappata. Moglie, let's go, carry on. Vediamo cos'altro c'è qua. Taglierò il video in piccoli pezzettini, ragazzi. Per ora è solo perché sono entrato, ma ci sarà tanto da vedere. Ci sono pure show in giro, ci sono la parte qua in alto, vedete? Che è un bordello di cose, pure la stand dove comprate cose. Due anni fa mi ricordo c'erano tipo pure dei disegnatori famosissimi che facevano vedere le cose. Qua abbiamo Super Mario Maker, guardate la Nintendo là che cazzo di stand c'ha, porca puttana. Cioè, a nessuno piace la Nintendo. E qua abbiamo la Sparkling Sensation, abbiamo l'acqua proprio di quella con le bollicine frizzante. E la donna che non capisco mai, questa l'ho vista in coda, se è uno zombie o è un killer. Vediamo, vediamo. Kaomoji. Oh vabbè, abbiamo capito come spenderò i soldi oggi. Se ne porterà qualcosa Fei. Oh Fei, che è il sushi. Il sushi. Mio Dio, guarda, wow, guarda. Cose fighissime, ragazzi. Come abbiamo fatto a vivere senza di esse fino ad ora. At the moment let's watch, then we buy before leaving perhaps. What do you think? Fei è tristissima. Are you sad because you couldn't buy? Questa è la faccia della tristezza. Ecco là che si inginocchiano. Mi fanno la corte. King of all shade è qua, signore. Ok, let's practice Sakura Sakura twice. Please do it together. Vediamo cosa fanno. Please play the music. Vediamo. Chiedono l'elemosina con l'ombrello. Questi che si esercitano, è bellissimo. Cioè, è fantastico, fai pure. Vediamo, vediamo. Vediamo tutti quanti i geni. Okay. Inchinatevi a King Vol Shade. It's a little bit difficult. Se amate Vol Shade in una maniera assurda, per favore tenete un ventaglio in mano. Okay, visto ragazzi, lo tengono, lo tengono. I said, if you love Vol Shade, please keep one fan in your hand. Io ho trovato mia moglie, che non gliene fatto un cazzo. Un gelato gigante, che è questa di qua, vabbè, è un'arancina con... che belle queste magliette, le voglio. Ragazzi, oggi mi compro le magliette, oggi mi impoverisco ancora di più. These are very cool t-shirt. Va bene, compreremo cose. No, no, but like, I think they're good, we're gonna check later. Ah, c'è il criceto lì, guardate, mia moglie Zuma. Questo, oh... Mamma mia, va bene. Quello più piccolino, non quello più grande. Guardate qua i cosplay, fighissimo. Mi sorride, pure lui mi sorride, ci ha provato pure il ragazzo. Now I can be a vampire. Ora mia moglie può essere un vampiro. Se volete essere dei vampiri, guardate qua. Il vampiro costume. Cioè, per i veri vampiri, subito potete essere col giapponese quello spaventoso. Lui ha una vita segreta, ragazzi. Di mattina vende costume ai bambini, la sera combatte il male. E queste qua che fanno i saltelli, provano, fanno pratica di saltello. Comunque ragazzi, stacco il video perché sennò diventa troppo lungo e poi lo continuiamo fra qualche secondo. Rieccoci qua, sempre dall'Hyper Japan, con quelle là che ancora continuano a provare le mosse, bellissimo col fotografo. Fanno morì un casino di cosplayer. Mi diceva mia moglie, forse li fanno entrare gratis. Mia moglie sta guardando qua, vediamo cosa c'è qua. These are cool, yeah, if you want to buy something. Vedete quest'uomo col kimono. Ah, le piace questo. Voi che ne pensate? Fatemelo sapere magari su Telegram. Mia moglie già sceglie. Ok.
i costumi con la cosa. Questa è un po' incazzata, che dice: perché non spendete tutti i vostri beni materiali qua, i vostri averi? Abbiamo lì tutti quanti le miniature, figurine, come cazzo si chiamano. Andiamo a dare un'occhiata, facciamoci i cazzi della gente. Abbiamo 2000 Goku. Se vi serve un Goku, qua ne hanno tanti. Con prezzi modici, 26 sterline, 35 sterline, 30 sterline, 26. Faccio la scarrellata pure sopra. Vi servono due tettone, potete andarvene qua. Vedete, questa qua è proprio per chi piacciono, a chi piacciono i capelli. Vedete pure questa sirena. Ammirate i capelli, sono bellissimi. E questa qua. A chi servono le donne vere? Quando siamo tutte queste cose qua. E poi abbiamo 2000 Gundam, 2500 forse. Fantastico. Più cosplayer. E là stanno facendo delle, un qualcosa. Forse dei tornei, molto probabilmente. Sì. Qua cosa hanno? Hanno degli alcolici, forse del sake. Quando una signora si è portata dentro il salotto, si è portata dietro la schiena. Guardate, perché mi porta pure quel salotto dietro la schiena? Quella ha fatto il cosplay della mamma, si è fatta mettere incinta per partorire, per fare proprio la linea col bambino vero. Un cosplay che ha richiesto un sacco di mesi. È l'andare in ospedale. Questo è veramente quando ci tieni a essere vero nel cosplay. Quella che sta bevendo, la cosa misteriosa. Guardate qua, che fanno le foto. Cosplayer. Sailor Moon, avevamo visto la prima Sailor Moon che vedo. Là abbiamo un'elfa. Abbiamo Driel, cioè le orecchie lunghe. E qui abbiamo l'armatura. Se volete un'armatura sapete dove andare. Da Fabio Giuseppe. Cosplay di Pace. Ah, qua pure riparano le cose del cosplay. Fanno pure le spade. Guardate qua che figo. Se volete una spada. Vedete i dettagli? Fighissimo. Qui abbiamo una con tantissimi cosplay, fa piacere perché comunque si vede che le persone che ancora tira il mondo degli anime, manga e quant'altro. E ora faremo un giro poi dall'altro lato e poi cominceremo a salire, a fare il giro tutto quanto qua. Ve lo farò vedere in piccoli spezzoni, magari da 5 minuti, così vedete Live per Japan. Se siete a Londra lo fanno ogni anno, sapete se venire oppure no. I biglietti sono all'incirca 12 sterline se si prendono in anticipo, oppure se si prendono alla porta 14 sterline. La mattina hanno determinati show, la sera hanno altri show. Non so a che ora cominceranno, mi ricordo quando ci andai ci fu pure il pugilato, il wrestling, cose così. Quindi era bello vederlo. Se vi serve una katana sapete dove venire. Guardate qua, pure spadoni. O elmi di Star Wars che c'entrano tantissimo. 40 sterline ad elmo. Qua chi è? Qualcuno che fa delle illustrazioni. Ah, hanno tipo delle carte tipo di Magic Yu-Gi-Oh! Qualcosa del genere e lui le firma. Deve essere qualcuno di famoso. C'ha la coda di persone che vogliono la sua firma, l'autografo. Sicuramente pagheranno X soldi per firma. Zoom Japan. Abbiamo la rivista. Qua c'è qualcun'altra. Ah, questo fa i disegni, ti fa versione manga, mettono anche le foto, le danno e le disegna. Ho trovato, ragazzi, questo posto dove vendono queste t-shirt. Voglio comprarmi questa t-shirt però in media come grandezza. Spill the tea, versa il tè. Guardate che figa.
Sto stand è fantastico. Ok, Fei vi fa vedere cosa ha comprato. La sta ragazza che fa queste cose a mano. Il case per il Galaxy 8 Plus con la cosa della Ouija board, il teschietto, la luna nera, la stella nera, il fiocchettino, le berline ovunque, bellissimo proprio, guardate qua, 15 sterline, fatto a mano, e può mettere l'occhio pure là, fantastico. C'era una maglietta che mi piaceva, che non ce l'hanno nella mia misura, quindi sto piangendo, però ho dato il volantino, ho detto guardate, noi le riavremo, guardate il volantino. Nel frattempo abbiamo qua questi cosplayer fighissimi. Guardate, tutti quanti hanno la tosse. Un po' di schiena, vi faccio vedere. E da questo lato. Driller Killer. E guardate dall'alto. Là è per Japan. Noi abbiamo fatto, siamo saliti da là e abbiamo fatto questo giro e siamo qua e ci manca ancora da ora. Fino a tornare là, vediamo cosa c'è lì. Stanno facendo gli show, vi faccio vedere. Bellissimo, si continua. Siamo dall'altro lato, in fondo là c'è il cibo dove poi andremo dopo. Cominciamo a fare una scarrellata delle altre cose che ci sono qua. Ci facciamo delle magliette, però la qualità di queste non mi fa impazzire. Ci sono molte cose che sono giapponesi con tutti, sapete, i bollini, le cose, queste di qua mi sembrano tanto copie. Poi qua ci sono delle borsa della fortuna, ora solo a 15 sterline. La fortuna è per il proprietario, per quello che le vende. Qua abbiamo più kimono con le scarpette, quelle fighe, che è bellissime. Vedete in fondo con quell'arancione. Oh, sì, check the shoe. Ninja, le scarpe. Mia moglie vuole diventare un ninja. You wanna become a ninja? No, I prefer vampire. No, preferisce vampiro, niente. Yeah. A vostra. Abbiamo capito che il vampiro è sempre la cosa. Questa qua c'ha la katana dietro. È bello Volscenzo, vedete che bello, proprio bello, affascinante. Oh, bellissimo. Qua c'è un gioielli vari, penne, chi vuole le penne, lavora in Giappone. Simon Farman, free poster, danno dei poster gratuiti, voglio tutto gratuito io. Qua ci sono altre magliette. Non vedo niente che mi piaccia. Mia moglie vede cose rosa e cremose e subito deve correre. Delle sfere, quelle di Yu-Gi-Oh! Penso che siano Pokémon, che cazzo è, boh. Ci pigli le cose, le tiri alle persone, dei corpi contundenti. È una ragazzina giapponese in kimono. E del gel, non so cosa si fa. Comincia a sospettare che non sia giapponese vero quell'uomo. Però chi lo sa, facciamo un esame del DNA, togliamogli un braccio per fare l'esame del DNA. Nel frattempo ho perso mia moglie. Ah, è là. Guarda le magliette a rosa. Vedete, è il colore che l'attira. Sta correndo, ha visto qualcosa. Punta. Controlla. Wow. Che cose bellissime, ragazzi. Cose proprio fantastiche. Mamma mia. Mamma mia. È felicissima. Mamma mia. C'è la polizia. Guarda qua. Quanta gente. Mia moglie qua che ancora controlla cosa sta guardando, non si sa, e noi ce ne andiamo felicemente. Qua c'è un'altra cosa, vengono i cani, i gatti, quelli senza peli francesi, non mi ricordo come si chiamino. Mia moglie
gliel'ho persa di nuovo. Comunque ci vediamo, è là sotto. Ci vedremo fra qualche secondo quando la riprendo. Guarda che sono fighi questi qua, salutiamoli. Non mi cagano, li ho salutati, questo è scontrosissimo. Chissà se quell'altro lupo, quello bianco, è meno scontroso. No, non mi hanno visto, c'hanno questo casco qua che deve essere una cosa assurda per... Poi guardate. Da che è Nier Automata, qualcosa del genere, cosplay, dico. Mia moglie sta arrivando. È tristissima, forse non ha preso qualcosa che voleva, non si sa. Moglie! Ehi! Oh, questo è quello dei lupi che fanno le foto con i bambini. E vediamo cosa c'è qua in fondo fra un secondo. Ed ecco Fei che compra. Vediamo a vedere cosa ha comprato. Sono tipo, penso, delle mascherine, delle cose. E il cappello con le orecchie che si muovono. Vi faccio vedere. Si piglia il cappello e si fa cadere. No, non ve lo faccio vedere. Praticamente tipo si fa così e fa così. Vedete? Si preme. Stavo distruggendo e si sta comprando subito questo. Spendiamo i soldi, è felicissima, la faccia della felicità. Show the one that thinks you bought. Ah, ok, se lo mette subito all'istante proprio. Non vedeva l'ora. Ok, wow, ora può essere veramente lei. Fa vedere altre cose. This is you put in your mouth. Yeah. Questa è una mascherina, vedete? Di quelle che si mettono quando si sono malati, no? Dietro le orecchie. Ora vuole mettere tutto, pure la mascherina, subito. Ok, se la deve mettere. Ok, andatela là, subito se la vuole mettere. Non possiamo vedere, ragazzi, dovete aspettare il momento proprio più atteso. Vediamo. Ta-dam! È felicissima. Ora posso andare in giro con mia moglie. Che bello, ragazzi. Cioè, qua ci sono sempre poi la variante delle stesse cose, con stand che vendono pupazzetti, magliette, cose così. Quindi magari ci vediamo ora nello stand del cibo. Vediamo cosa si riesce a trovare, vedete? Qua ci sono... Beh, make up, magliette, pupazzetti, ragazza che fa il cosplay, mia moglie, è una scazzata che vende cose, e più pupazzetti. A fra poco! Ed ecco un po' di cosplayer che vanno sul palco, penso che sia una competizione. Speriamo di non buttare il cellulare giù, se non ammazziamo qualcuno. Che bell'angolo bruttissimo che ho trovato. Però guarda quanta gente che guarda. C'è davvero tanta gente. Sì, guarda quanti cosplayer. Tantissimi ermi. Assurdo. C'è uno che là c'ha due spadone che non so se l'ho notata in fondo. Magari se qualcuno lo apre al computer riesce a vedere il video grande. Venite, dice la signorina. Ok, bella raga.